Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Mozziconi di sigarette multati dal 2 febbraio, lo scrive tra gli altri Repubblica.it, che specifica: chi getta le cicche per strada rischia di pagare da 30 a 300 euro. Lo prevede il DDL sulla Green Economy pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa ne pensa? È favorevole o contrario a questo articolo? Sono favorevole, perché non si butta via niente, ci sono portaceneri e bisogna attrezzare le persone per mettere le sigarette. L'articolo 40 stabilisce che ogni comune deve provvedere a installare nelle strade e nei vari luoghi pubblici dei raccoglitori appositi. Pensa che a Caseggio ci siano sufficienti oppure no? Non ne ho mai visti. Non ne ha mai visti, quindi il comune forse deve adeguarsi. Si dovrà adeguare sicuramente. Pensi che questa legge prevede anche che il divieto sia esteso anche ai rifiuti di piccole dimensioni come gli scontrini, i fazzoletti della carta o le gomme da masticare. È giusto anche per questo tipo di spazzatura o è esagerato? Hai beccato la persona giusta. Il pacchetto di sigarette le tengo in tasca anche se sono vuote. E non butterebbe mai per terra uno scontrino? No, gli scontrini te li ho tutti in tasca, ne vorrà una ventina. È un ambientalista? Nato. Favorevole. Come mai? È perché ho visto che in giro più che mozziconi di sigarette, carta, in civiltà delle gente, perché ho visto che anche i cestini, anche se ci sono o non ci sono, la roba la buttano sempre per terra uguale, non è... A prescindere dal fatto che ci sia o meno il posto in cui gettare la spazzatura. Sì, anche quello lì, perché ho visto che anche se i cassoni sono pieni, c'è quello che mai lascia fuori, quello che la porta indietro. Però quello dipende sempre poi dalla gente. Pensi che il divieto è esteso anche ai rifiuti di piccole dimensioni come fazzoletti di carta oppure anche scontrini? Secondo lei è giusto anche includere questo? Io vedo che è sempre una roba giusta, cioè, perché a un certo punto se cominciamo dalle piccole stupidate e poi si arriva con la civiltà della gente, è quello lì anche il discorso. A lei capita mai di buttare per terra uno scontrino? Io di solito lo tengo in casca e il primo posto che vado... È vero, confermiamo. Favorevolissimo, anche perché bisognerebbe imparare dall'estero per poter avere... perché io lavoro molto all'estero e quindi all'estero non succede quello che succede in Italia, con le cicche, sigarette e tante altre cose. Si riferisce a qualche paese in particolare? Beh, io lavoro tra Parigi, Madrid e Istanbul per delle case di moda molto importanti. E quindi non c'è, già Istanbul è già molto più pulito che l'Italia. È incredibile perché non si sa questo. Ma perché purtroppo la gente quando va fuori nota la differenza, anche se, insomma, anche là c'è qualcosa che però non è uguale, perché io vivo anche in Grecia e anche già in Grecia è già molto diverso che da noi, perché se trovano sporco per terra multano con delle cose incredibili. A lei capita mai in Italia di gettare per terra magari uno scontrino o qualcosa? No, assolutamente no, io preferisco metterlo in borsa o in tasca. E poi aspettare di avere un cestino? Poi lo butto a casa o lo butto in una cosa, anche perché comunque dovrebbero fare anche un po' di più i nostri sindaci e cose del genere, con dei cestini delle carte, cose del genere, perché se andate in giro per Casteggio non trovate un cestino della carta. E questo è importantissimo. Importante, per dare la possibilità alla persona che comunque passa, riesce ad avere la comodità di buttarla, se no, ok, per esempio c'è il mercato, 30 scontrini, tanto non li fa nessuno gli scontrini. E questo è un altro discorso ancora da affrontare. E quindi continui a mettere in tasca, il problema è quello. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.